tutto smutto pure insieme. Sì, ma dovrebbe andare garage. Signore e signori, buonasera, bentrovati. Mentre vi accomodate in attesa di questo chitarrista strepitoso, sapete bene che noi ogni anno proponiamo artisti provenienti dalla nuova generazione jazz italiana e dando la possibilità di suonare sullo stesso palco appunto di musicisti come Carl Rosenwinkel in trio o come tutti gli altri che si sono alternati, ovvero Francesco Cafiso, Enrico Pieranunzi, Rosario Giuliani, ieri Gabriele Mirabassi con Dario De Ida e Fabio Zeppetella. Insomma, cerchiamo di dare visibilità a questa scena che è tra le più interessanti in Europa. E questa sera abbiamo un pianista, lui è leader di un progetto discografico che si chiama Carabà, hanno già due dischi all'attivo distribuiti su tutti gli store. Questa sera suonerà in suo progetto in piano solo, parte del repertorio di Carabà, parte del suo repertorio, perché chiaramente saranno quasi tutti brani inediti. È un ben tornato per quanto ci riguarda, perché ha già suonato sul palco del Fara Music, Alessandro Casciaro.
Buonasera a tutti, vi ringrazio innanzitutto di essere qua ad ascoltare un bellissimo concerto e il trio che verrà dopo, che non ha bisogno di presentazioni. Dico una cosa simpatica, mi sono fatto un sacco di trascrizioni di carte, veramente, è veramente un grandissimo, anche Dario e Gregory sono grandissimi. Per me è un immenso piacere stare qua, ringrazio Enrico, Francesco, Lighetta, l'MR con Label, il Fara Music, tutti i ragazzi che lavorano qua, bellissimo, bellissimo anche voi il pubblico. Grazie. Ho presentato un po' di brani celebri, anche un brano abbastanza rock, e un paio di brani miei che vengono dall'ultimo album. Siamo in contratto discografico con Enrico, una bellissima realtà. Facciamo gli ultimi due brani e dopodiché invito mio fratello acquisito, che è Stefano Rielli. Lo presento prima dell'ultimo brano, che è il mio contrabbassista. È un bravissimo contrabbassista, un bravissimo musicista, ma è un fratello, ha un animo violentemente bello. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Alessandro Casciaro e Stefano Rielli, facciamogli un grande applauso. Stamattina sono partiti dal Salento per arrivare qui in Sabina. È sempre davvero per me un piacere anche in qualche modo essere responsabili delle emozioni che si creano prima e dopo per questi musicisti, perché è chiaro che suonare a fianco di artisti come quelli che di qui a poco saliranno sul palco è una responsabilità davvero incredibilmente impegnativa dal punto di vista emozionale, quindi sono felice di partecipare anche se in piccola parte. Ieri parlavamo, in realtà è stato Fabio Zeppetella a parlarne della difficoltà per quanto riguarda la musica dal vivo, i concerti. Abbiamo citato dei festival storici che hanno avuto un quinto del loro pubblico abituale e io per questo subito dopo le parole di Fabio, anche parlando con altri musicisti, ho lanciato questa possibilità per voi che ci avete seguito in questi 10 giorni sempre così numerosi, e gli ultimi 2 concerti appunto uno lo avreste pagato con il costo del biglietto e l'altro sarebbe stato a 1 euro, quello di Lionel Hewitt, proprio perché innanzitutto il vostro ruolo è fondamentale e per l'aspetto economico, ma quell'euro non fa differenza, proprio perché gli artisti senza di voi sul palco sarebbero 0, quindi è importante che voi ci siate sempre e vi ringrazio perché siete tra i pochi ad essere stati sempre presenti nonostante le paure, nonostante la fobia di essere tracciati, quindi fatevi un bel applauso. Domani ci sarà un artista che io amo profondamente, perché ritengo insieme a Chiara Civello, a Tosca, a Antonella Ruggero una delle voci italiane più interessanti per quanto riguarda proprio il crossover, la capacità di diffondere musica pop, jazz, soul, e Karima è sicuramente una delle più interessanti nel nostro panorama nazionale. Poi chiuderemo con Lionel Hewitt, che è il chitarrista africano del Benin che ormai segue Herbie Hancock da anni, è uno degli artisti più stimati all'interno della Blue Note Records, e sarà in solo proprio per presentare il suo album tributo a Herbie Hancock. Questa sera per me, da chitarrista lo dico, è davvero un'emozione particolare ospitare uno dei musicisti che più ha influenzato non solo i chitarristi ma in generale i jazzisti di tutto il mondo negli ultimi 10 anni. Davvero è uno di quegli artisti in grado di creare una parentesi che poi è stata seguita da molti musicisti più giovani, molti chitarristi. È al fianco a due cari amici in realtà del festival, perché
Dario e Greg hanno già suonato e hanno insegnato qui durante le nostre summer school. Facciamogli un grandissimo applauso. Kurt Rosenwinkel Trio.